Brava fatta, questa è una squadra purtroppo che non riesco a capire. Ogni volta che andiamo in vantaggio subentra la paura, c'è poca personalità, non so, dobbiamo gestire meglio il vantaggio. Fatto gol, non siamo riusciti più a imbastire azioni, siamo abbassati troppo, ma nonostante tutto non abbiamo subito neanche un tiro in porta. Il problema è che ci perdiamo nei bicchieri d'acqua, come si suol dire. Non è una squadra che si deve salvare, non è concepibile prendere dei gol del genere. Lavoriamo tutta la settimana per analizzare ogni singolo dettaglio della squadra avversaria e puntualmente quel singolo dettaglio ci punisce. È incredibile. Sulla prestazione della squadra, insomma, che affrontava anche, no, una partita caricata di una certa relativa pressione, no? Perché insomma Sì, no, ma era una finale importante da per vincere, noi, ma non posso. come ho detto io, sono 8 partite. Oggi iniziamo un nuovo campionato dove si disputano 8 partite, 8 finali, e oggi era una delle 8 dove dovevamo cercare di vincere. E purtroppo la prestazione c'è stata come c'è sempre la prestazione, solo ti ripeto, ci perdiamo veramente sempre in stupidaggini che ci condizionano poi il cammino. Insomma, vi siete abbassati troppo. Cos'è accaduto Secondo secondo me, visto che te? è una prassi di questa squadra che andiamo in vantaggio e non riusciamo mai a mantenere il vantaggio, subentra quella paura, quella poca personalità che ci permette poi di tenere palla, quella malizia che ci permette di prendere un fallo in più, un possesso palla in più, una palla buttata in più, tutte queste cose qui che avendo una squadra giovane non hai e puntualmente poi vieni punita, cioè incredibilmente vieni punita sempre dalle uniche azioni che fanno le altre squadre. Noi per far gol dobbiamo inventarci chissà che, perché alla fine il tiro ai Giovannini, se Giovannini avesse giocato con la Jesina, giocava con Monticelli, sarebbe entrato. Giocava con la Jesina, la palla va fuori, è qualcosa di incredibile. Il cambio dei due esterni all'inizio del secondo tempo probabilmente Silvestri si è stirato e quindi avendo l'under fuori ho dovuto optare per i due cambi. giudichi anche la prova di, insomma, Valdés Montuori, hai trovato queste novità, no? All'inizio Sì, partita, ho insomma, fatto questa giocare loro entrata che finale. non venivano da tanto, hanno fatto una buona prestazione. Una buona prestazione. Però ecco, siamo qui sempre a parlare le stesse cose, alla fine quello che conta è il risultato e anche oggi il risultato è penalizzante. Senti il colore, senti il cammino, senti il colore, lo sapevo questo. Ma io, come ho detto ai miei ragazzi, oggi è più difficile affrontare squadre che lottano per non retrocedere che squadre che lottano per ambire a un posto playoff, come tutte le categorie. Le squadre che lottano per retrocedere le ultime giornate iniziano a correre ed è difficilissimo affrontarle. Quindi bisogna resettare, far tesoro purtroppo sempre dei nostri errori e cercare di martedì ripartire per cercare di andare a vincere a Fabriano. Qui lo stesso Nero Stellati Sì, si è ma non. riorganizzato la Sì, squadra. sì, sì. Ma non. Quelle sotto adesso camminano. Camminano perché siamo salvare. Rigore c'era, mister, all'inizio. Come l'ha visto? Non so, ma tanto alla fine non devi stare a parlare qua di rigore a rigore. Io quello che posso dire è che agli altri basta che viene toccato, ci dà sempre rigore contro. Noi per prendere il rigore non so cosa dobbiamo fare. Cioè ci devono proprio disintegrare. Però, come dice, l'arbitro può sbagliare, fa parte del gioco e anche oggi se non avessimo fatto quella piccola disattenzione, l'arbitro poteva non aveva influito nulla. Espulsione per Kutese. Io ho solo detto perché era lì, è assurdo che tu non puoi vedere un fallo, una spinta su Sassaroli, l'hanno vista tutti, tu eri lì, allora educatamente ho detto la spinta non l'hai vista, non è che lo insultate, ovviamente gli arbitri in questa categoria sono molto permalosi, ma come categoria in sé è una categoria di permalosi, non gli si può dire nulla e pensano di avere sempre ragione e non accettano il consiglio.